sai che anche per il digitale terrestre va in onda su Televolla, quindi in tutta la Campania e anche nel Basso Lazio e Puglia e Calabria arrivano le immagini di questa primissima parte del carnevale di Monterone e di Forio. E allora cominciamo all'insegna del canto, così ci avviciniamo, il tutto, soprattutto la parte tecnico-artistica dei carri si svolgerà poi qui al centro. Salutiamo così all'insegna della canzone napoletana anche i turisti, facciamo un po' di movimento con le mani. Tu sai a to, a to su cuore grati tu dispietta, farmene un po', a to lo fuoco goccia massi buia, te lascia sta, e non corra presso non destruia, sulla guarda tutti insieme, yamma, goppa, yamma, ya, yamma, yamma, goppa, yamma, ya, funiculi, funicula, funiculi, funicula, e goppa, yamma, ya, funiculi, funicula. Ne yamma dalla terra la montagna, nu basso in c'è, se vedo Francia proce dalla Spagna, e i vigati, trada con le funa ritta infatta, un cielo se va, se va, con ballo vieni all'indra satta, uesaia sa, yamma, yamma, goppa, yamma, ya, yamma, yamma, goppa, yamma, ya, funiculi, funicula, e goppa, yamma, ya, funiculi, funicula, yamma, yamma, goppa, yamma, ya, yamma, yamma, goppa, yamma, ya, funiculi, funicula, e goppa, yamma, ya, funiculi, funicula, e goppa, yamma, ya, funiculi, funicula, funicula. Grazie, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta benvenuti a Forio per la prima parte del 100° carnevale di Monterone, sono 100 anni. Se ci facciamo un po' il conto ci rendiamo conto che 100 anni fa, al termine della prima guerra mondiale, a Forio cominciavano a venire fuori queste tradizioni che provenivano i turisti. Il carnevale viene espresso soprattutto dalla contrada di Monterone qui a Forio e soprattutto dal corteo, anche che possiamo definire storico, che più tardi vedremo scendere da Monterone con il cosiddetto principe carnevale, ma soprattutto con la banda fatta di strumenti della tradizione contadina. I contadini, ecco, attraverso il loro estro, la loro fantasia, crearono questa famosissima per noi banda del carnevale. Quest'anno il comune di Forio e l'associazione ovviamente folcloristica Monterone, la storica associazione che organizza il carnevale, ha voluto unire anche la sfilata dei tre carri che vedremo. Tre associazioni che hanno inteso, ecco, darci un saggio delle loro capacità e porteranno qui
tre momenti di ilarità. Dopodiché dalla Monterone scenderà il carnevale, il corteo storico di carnevale, ci trasferiremo in piazza Maria Santissima Immacolata, ma per noi foriani detta anche piazza Cerriglio, dove ci sarà lo spettacolo e la premiazione. Per parlare di premiazione dobbiamo anche naturalmente parlare di giuria, perché i carri verranno giudicati da una giuria di tutta eccellenza, e quindi ai signori giurati va il mio sentito grazie, il grazie dell'Associazione Folcloristica Monterone, presieduta da Antonio Mendella, che in questo momento salutiamo, ma che è dall'altra parte di Forio, sulla piazza di Monterone, per organizzare il corteo storico. E allora abbiamo il presidente di giuria e il presidente dei presidenti, lasciatemelo dire, Geppino Cuomo, giornalista e storico organizzatore della festa a mare agli scogli di Sant'Anna. Voglio un calorosissimo applauso da parte vostra man mano che vi nomino. La dottoressa Maria Funiciello, giornalista, ideatrice dell'officina Festa di Sant'Anna e nipote del maestro Funiciello, rinomato artista e famoso costruttore di carri allegorici. Il maestro Antonio Cutaneo, pittore, scultore ed ideatore di scenografie e carri allegorici. Quanti carri di Sant'Anna hanno portato a Cutaneo? Abbiamo applauso. Abbiamo poi la signora Elena Mazzella, social influencer ed artigiana creativa con la sua attività pluriennale al centro di Ischia Ponte. E applauso. Ed abbiamo il dottor Ciro Fralliciardi, il dottor Ciro Fralliciardi che questa sera funge da giurato. Il dottore Fralliciardi è anche qui presente per la sua musicalità e pianista, non lo dimentichiamo tra le sue molteplici funzioni. Trasvolatore d'oceani insieme a me, il maestro, abbiamo fatto, questo lo dico sempre scherzosamente, il battesimo del volo l'ho fatto col maestro Ciro Fralliciardi e andammo ad incidere la canzone del Festival di Napoli 2000. E il maestro Ciro Fralliciardi fungerà questa sera anche da notaio, quindi il computo dei voti. Come avverrà la votazione? Fra un po' sono già pronti lì, in rampa di lancio, i carri arriveranno qui al centro. Ci sarà una apertura di circa 10 minuti, maestro, dovremmo essere molto fiscali, ma il notaio ci segnalerà se sforiamo di molto i 10 minuti. La giuria voterà da un minimo di 6, abbiamo dato la sufficienza ad un massimo di 10 voti. Dopodiché la votazione sarà computata, saranno fatti i cosiddetti conti e il risultato chiuso in una busta firmata dai giurati, da me e naturalmente anche da un costruttore per ciascun carro. Questa sera dello spettacolo in piazza Monterone ci sarà naturalmente la proclamazione dei vincitori. Oltre al premio economico ci sarà naturalmente trofeo primo classificato, coppa secondo classificato e targa al terzo, ma di questo parleremo fra un po'. Ed allora il regolamento lo abbiamo specificato, penso che siamo pronti per dare il via alla prima al primo carro. Il primo carro è stato ideato dal comitato. Il comitato è composto da Sasha Calise,
Francesco di Lorenzo, Francesco d'Ambra, Gaetano De Nigris, Ciro Cirillo e Franco Ciano. Il carro, il comitato è composto da viene in qualche modo soccorsa, ma non c'è tempo per correre in ospedale. Signore e signori, comitato improvvisati in intervento a cielo aperto. Gente, a corrido, portate una seggia, e pompriacone, sta molto male, gente, chiamate un'ambulanza, facite ambresso, arrivo sta seggia, no, chiamate l'ambulanza, come ti senti? Mi fa male la panza, chiamate un miracolo, mi senti morire. Aspetta, sta arrivando 118, non te muovere, non fa falso movimento, arriva questa ambulanza, non arriva. Ai canna, senti. Si do schiatta pure, ma che da foggia sta ambulò, lo vado a loro, lo vado a loro. Facci d'ambres, ma che ragazzi che non scende di su, ma che state facendo, scendete a poco di, morite, ma chi lo sta murendo? Come ti senti? Sempre la dialogo. Ma qui invece ballavo le donne a breo malata, no! La faci d'ambre! La porta da poco a chissimo! La capita fa! Oh malato! Oh malato sta là! Che stia sanità italiana, ehi! Forza! Call Ghostbusters!
più dischette far me non può. Addorno fuoco gocce massi guglie che razza sta. E non te copri a priesse, non te struie, so a guardar. Iarno, iarno, coppa iarno, 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 coppa iarno, iarno, curi, 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 mangiato proprio tanto, di tutto e di più. Tu cuore canta sempre del tuo reno, scusa mai è. Iarno, iarno, coppa iarno, 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 coppa iarno, curi, 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 cura, curi, 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 cura. Comitato improvvisati. Sasha Calise, Francesco Di Lorenzo, Francesco D'Ambra, Gaetano De Nigris, Ciro Cirillo, Franco Ciano. Intervento riuscito. Ci hanno guadagnato pure le salsicce. Salutiamo i nostri dottori. Abbiamo una dottoressa molto prosperosa, Un bel balcone, complimenti al balcone, Gaetano, il dottore De Nigris sa scegliere. Ancora un applauso per il comitato improvvisati. E sulla rampa di lancio è pronto già anche il secondo carro. Si avvicina il secondo carro della sfilata. Gruppo Pro Loco Panza. Qui ci avviciniamo alle nostre, ai nostri ambienti, alle ambientazioni nostre. Inferno, inferno foriano. A
hanno realizzato il carro Leonardo Polito, Alessandro Impagliazzo, Luigi Dabundo, Giuseppe Iacono, Mary Sportiello. Il carro Inferno Foriano è una proposizione satirica dei personaggi della politica foriana. Inferno Foriano, Prologo Panza. Spazio davanti al palco in modo da consentire la scena.
Inferno Furiano, il carro realizzato dalla Proloco Panza. Buonasera. Basta la musica, basta la musica. Non sappiamo. Boh, cazzo, vita mia. Cari amici elettori e stronze fetose che non mi avete votato, ah, cornute! Ho fatto una pensata geniale, perché il turismo è l'elemento che può darci il via per una rinascita troppo spessatamente e qualunquamente sottovalutata. Cazzo io. La nostra a fianco delle bellezze soprannaturali come a viadotti, pilastri, pilastri mansardati, lavori in corso e palazzine, opere che il mondo intero ci invidia, anche delle indubbie bellezze naturali, cazzo io. Anche delle indubbie bellezze naturali, cazzo io. E cioè mari e montagne. È effettivamente un menù che poche altre regioni possono vantare. Il problema qualunquemente è quello di unire classico e moderno, natura e magia edilizia, il freddo humus e il calore del cemento armato. Cazzo, cazzo, io. Sono stato a Rimini la settimana scorsa per un convegno sul tema rapporto tra politiche economiche del territorio e anatomia del sesso femminile. E lì ho scoperto e ho capito tutto. I romagnoli hanno scoperto cos'è che muove l'economia turistica. E cioè Upilu! Upilu! Solo ed esclusivamente Upilu! La mia opinione è che bisogna prenderli ad esempio. Scilla deve diventare come Rimini. Roccella una nuova gabbiccia, cazzo io. Eliminiamo quelle case vecchie e cadenti e al posto loro costruiamo discoteche, vista mare e nightclub. Innalziamo alberghi a 16 piani sul bagnasciuga, stabilimenti balneari numerati con milioni di fine di ombrelloni. Non divertimo, cazzo io! Avviamo un'importazione parallela di tedesche. Qui i maschi non mancano e abbiamo una voglia di pilu cronica che risale al tardo medioevo, cazzo io. Anzi, io propongo di aprire un periodo di caccia alle straniere, magari da maggio a settembre come può pesce spada. Anche le ragazze le scegliamo giovani sotto i 25, perché sennò poi le tedesche spanzano, come troppo spesso accade alle nostre conterranee. Nel contempo pensiamo al futuro e avviamo una campagna di depilazione obbligatoria per tutto l'entroterra. Apportiamo tutte le migliorie che affettivamente e quantunquamente possono far decollare la nostra regione. Scusate, mi sono al telefono, sì. Sei pronto? Sì, caro, sto facendo un comizio, sì. Sì, poi passo tu il botto, vabbè, poi passo tu il botto, sì, anche due, tre volte, due alla volta fanno, vabbè, fino a che non diventano dispari, vabbè, ciao. Scusate espressamente, involontariamente, era una sostenitrice accanita e esigente. Insomma! Stavo dicendo, costruiamo un futuro migliore per i nostri figli. Un futuro di pilu e prosperità. Pilu e prosperità, cazzo io. Spessamente, qualunquemente, indubbiamente, involontariamente, torbidamente, per chiunque, qualunque, chi che sia, io vi prometto pilu e prosperità. E cioè, più pilu per tutti. Pilu a mazzette! Se mi voterete ci sarà giardini di pilu, parchi di pilu, tutto di pilu! Evviva Upilu! Upilu! Upilu!
Inferno Foriano, la proposta della Proloco Panza. I realizzatori: Leonardo Polito, Alessandro Impagliazzo, Luigi Dabundo, Giuseppe Iacono, Mary Sportiello e tutte, abbiamo visto anche le ballerine, abbiamo visto Matteo Di Meglio. Piano piano defluire il carro numero 2. La giuria naturalmente sta esaminando le varie proposte artistiche, mentre sulla rampa di lancio è pronto, fra un pochino assisteremo alla performance del carro numero, direbbe Mike, 3. Si allontana il carro della Proloco. Naturalmente lo dico anche per chi ci segue da casa attraverso i canali di Tele Ischia e di Ischia Wi-Fi con Televolla. Ecco, diciamo anche che i volti rappresentati sono tutti i nostri politici. Quindi abbiamo visto, lo dico, per noi è naturale. E per chi viene da lontano, ci segue da lontano, ecco, chi benedice in questo momento è il volto, quindi il personaggio che interpreta il sindaco di Forio in veste di papa. Ed allora abbiamo sulla rampa il nostro terzo carro. Andiamo a leggere la proposta artistica. Gruppo costruttore Comitato Arte e Mestieri. Il gruppo è naturalmente composto da Franco Vito D'Ambra, Raffaele De Maio, Pasquale Matarese, Gerardo Coppa, Alessandro Riff. Dopo molti anni dall'Unità d'Italia, Vittorio Emanuele II e Giuseppe Garibaldi sono invitati come garanti della storia in uno studio televisivo per commentare i programmi dei partiti che si presentano alle elezioni per il Parlamento italiano. Signore e signori, il Comitato Arte e Mestieri nel carro Viva l'Italia! Thank you.
Buonasera a tutti i presenti. E a facce chi che sono rombazzo a casa? Su Policinella, a voce del popolo. Chi che avanza vacante, che sa d'arrancia giorno e notte per mangiare, tanto per ci capire. Stasera però sono con un signore importante, faccio presentatore televisivo. E sto qua per illustrare i programmi politici dei tre partiti che si presentano il 4 marzo per il Parlamento italiano. O partito lo nord, o partito lo centro, o partito lo sud. Per l'occasione ho invitato in studio come esperto commentatore due vecchi marpioni politici che a botte pirde e pernacce facette l'Italia una e indivisibile. A storia almeno così dice. E precisamente sua maestà o piemontese Vittorio Emanuele II e il generalissimo massone Giuseppe Garibaldi. Prima però di leggere e chiacchiere questi programmi, va già dire chi sto soggiorno bello. All'intrasatto si mi ha domandato tutto importante, tutti ci vogliono e tutti ci cercano, ci stringono la mano, ci promettono mille cose, o posto sicuro, a casa, l'eliminazione delle tasse e tante cose che solo durante l'elezione si riescono a fare. Ah, come sarebbe bello che queste elezioni durassero tutto l'anno, con tutte queste belle promesse, potessero campare felice per mille anni. Ma però è arrivato un momento di fare un presentatore, passando a leggere i programmi dei partiti. O prima che vi faccio sentire è che il loro partito del nord, che così dice. Noi del partito del nord, che rappresentiamo la parte più progredita e ricca del paese, riteniamo che sia giunto il momento di rivendicare una politica di secessione che elimini il parassitismo del centro e del sud, l'immigrazione e tutte quelle leggi che ci sottraggono parte del benessere e della ricchezza accumulata. La parola a Sua Maestà per un commento. Ma questi chi sono? Ma che fesseria vanno dicendo? Io e il mio amico qui presente Garibaldi ci siamo infatti un culo così per mettere tutti assieme, non restando insensibili al grido di dolore che da tante parti d'Italia si levava verso di noi, e questi, tomo tomo, cazzo cazzo, oggi vengono qui a rimettere in discussione la mia politica sabauda che per tanti anni ha favorito e arricchito il nord. Maestà, lasciate stare, questi ignoranti ingordi montanari non sanno che per fare l'Italia e arricchire il nord ci siamo fottuto tutte le migliori banche del sud, compresi i soldi delle banche meridionali, delle industrie e della manodopera degli emigranti. Piuttosto andiamo avanti e sentiamo il programma del Partito del Centro. Noi del Partito del Centro non abbiamo preclusione e remore ad alliarci sia con il nord che con il sud. L'importante è che venga attuata una politica di mantenimento dello status quo, tale da tenerci a galla facendo finta di cambiare tutto per non cambiare niente. Condivido in pieno questo programma, che è ideale per spirito patriottico e interesse di parte alle nostre italiche esigenze, anche perché segue la scia dell'azione svolta dai miei ministri nel corso della storia. Adoppo di sto giudizio positivo di Sua Maestà sul programma del centro, passiamo alla lettura del programma del Partito del Sud. Noi del Partito del Sud, vittime della storia che si piange addosso, non cerchiamo nulla, tranne un risarcimento degli abusi subiti, la soppressione delle tasse di Equitalia, un assegno mensile pro capita e un posto di lavoro garantito e sicuro per tutti. Ah, ma c'è sto cazzo, è meno male che chi se non volevano proprio niente. Con quest'ultimo programma ci avviamo alla fine della trasmissione, prima della quale però è d'obbligo chiedere a Sua Maestà che metodo suggerirebbe ai partiti in lista per vincere le prossime elezioni. Semplice, il metodo che secondo la mia decennale esperienza resta sempre migliore, quello del gioco delle tre carte. Maestà, ma che state dicendo? Questo è il gioco degli imbroglioni, di quelli che dicono e promettono una cosa e poi ne fanno un'altra per fottere la gente. Bravo Peppino, vedo che finalmente hai capito. Ma tu veramente credevi con quell'armata Brancaleone dei Mille che avevi conquistato il sud? Ma che illuso sei stato. Peppi, la verità è che la politica e chi governa ha sempre fatto il gioco delle tre carte per far fessi gli elettori,
Solo che prima la si faceva la buona, porta a porta, casa per... Ora invece scientificamente in televisione, sulla rete e sul web. Ora ti faccio vedere come si fa. Prendi tre carte, falle, facciamole vedere al pubblico e diciamo asso vince, asso perde, asso vince. Cucù, se te, Garibaldi, dov'è l'asso vincente? Eccolo qua. E no, caro Peppino, tu sei sempre solido impaziente. Il risultato lo sapremo solo dopo il 4 marzo. Cerè a tutti e viva l'Italia! Viva l'Italia! A tutti gli spettatori, un cordiale benvenuto da parte del Comitato Arti e Mestieri di Foria. I programmi di questa sera prevedono alcune previsioni meteo, seguire un faccia a faccia tra alcuni commentatori politici sulle prossime elezioni del 4 marzo. Che commentatore, mamma mia. Conduce in studio la maschera di eccellenza Blue Chanel. Ed ora, prima di passare alla nostra trasmissione faccia a faccia, diamo le previsioni meteo per quest'ultimo fine settimana. Allora, sta scritto... Una vasta masturbazione, pardon, scusate, perturbazione di origine atlantica colpirà la penisola con forti venti al centro e dietro che provocheranno una forte godura lungo le costole. Mari molto mossi con rigonfiamento delle parti basse e temperatura con grande aumento di eccitazione. Ed ora la parola al nostro amico Blue Chanel, mamma mia, che ha già parlato fino a mo, quindi è inutile che parla, che se sta proprio zitto che è meglio. Italia, viva l'Italia! Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia a metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. Italia metà dovere metà fortuna. Comitato Arte e Mestieri di Forio, viva l'Italia, sulla luna. Applauso. Realizzatori Franco Vito D'Ambra, Raffaele De Maio, Pasquale Matarese, Gerardo Coppa, Alessandro Riff. E a questo punto i nostri giurati possono serenamente esprimere il loro voto. Signori, ci comunicano da Piazza Monterone che Carnevale è partito. No, se ne chiude, è partito, è in arrivo il corteo del centenario. I carri adesso si andranno a posizionare in... Si andranno a posizionare nella zona mercato ed aspetteranno l'arrivo del carnevale. Prego gli organizzatori dei carri, costruttori, un rappresentante per costruttore di avvicinarsi al palco per poi firmare la busta dei risultati. Quindi
Franco Vito D'Ambra è il presidente della Proloco e per il primo carro un rappresentante ancora. Intanto la giuria vota, se lasciamo il pa- ecco sì, lasciamoli votare serenamente e cantiamo, cantiamo anche per chi viene da fuori, una canzone che noi a Ischia conosciamo tutti, del nostro maestro Giuseppe Colella, che ha scritto "Vieni con me ad Ischia", l'invito ai turisti che ci sono già ad invitare ancora altri, "Vieni con me ad Ischia". Tu che c'era tutto, ti sei fermata a Napoli, madame. Tocca Capri Positano, ma non ne vista nata rarità. A dove tutta vita può tornare? Vieni biondina, vieni, ti porto ad Ischia, dove si balla, si mangia, si beve, si fischia, poi tutto il resto viene da sé. O paravisa ta faccia vare, ce ne andremo in carrozza ad Ischia Ponte, a Forio, a Sant'Angelo, ai Maronti. La ciò sta ne cava scura, vada fa gudè, tutta vita da faccia gudè. Ed ora da Monterone arriverà il carnevale qui al centro di Forio e poi andremo tutti nella zona alta per lo spettacolo. Ten numar stisola incantata, cacendo gora fatta incadana. O cielena coperta ricamata, ad una coppia espusa posso tornare. O suona roce da felicità. Vieni biondina, vieni, ti porto ad Ischia, dove si balla, si mangia, si beve, si fischia. O paradiso ta faccia mare, ce ne andremo in carrozza ad Ischia Ponte, a Forio, a Sant'Angelo, ai Maronti. Lascia stanne cava scura, vada fa una buona cura, se non mi stai con me, tutta vita ti faccio con te, tutta vita ti faccio con te. Ce ne andremo in carrozza ad Ischia Ponte, a Forio, a Sant'Angelo, ai Maronti. Lascia stanne cava scura, vada fa una buona cura, se non mi stai con me, tutta vita da faccia con te, tutta vita da faccia con te. Tutta vita abbracciata con me. Grazie, e da loro presidente, grazie innanzitutto alla nostra giuria che oltre, spero, ad essersi divertita con noi, ha anche trascorso un pomeriggio infreddolito ma foriano. Presidente, un piccolo flash su questo momento cui abbiamo assistito.
nel momento in cui sull'isola scompare tutto, almeno qui c'è una grande tradizione ed è bello entrare in questo clima. Effettivamente ci ha portato in quell'Ischia che forse non ricordiamo più, come il carnevale che si faceva all'Accameno in contemporanea a quello di Forio. Adesso solo Forio mantiene questa situazione. E c'è Monterone che ferreamente difende il suo carnevale. Grazie Presidente. E anche dal punto di vista maestro cutaneo abbiamo visto anche qualche accenno di quella che è l'arte anche della cartapesta. Sì, sì, infatti mi ha colpito molto il terzo a sfilare, non lo so come ordine poi di premiazione quale sarà, dove si è visto un po' di lavoro in più rispetto a quelle che sono le tecniche del carnevale. Ed il maestro cutaneo, come naturalmente sottolineava il presidente della festa Mare agli Scogli di Sant'Anna, è stato il realizzatore del primo palio di Sant'Anna. Noi conosciamo, lui accompagna, devo anche tra l'altro sottolineare sempre con grande spirito di abnegazione, ecco, questo nostro, tutti gli avvenimenti artistici dell'isola d'Ischia. Dottoressa, dire Funiciello, devo praticamente inginocchiarmi davanti alla storia, parliamo di storia e tradizione, Funiciello. Un'impressione. Sono stati bravissimi, bellissimi, più che altro vince la tradizione e il divertimento, e quindi questo è il punto forte del Carnevale di Monterone. E il web come sta rispondendo? Certamente anche il web sta rispondendo, spero bene. Benissimo, siamo stati in diretta su tante scene. E molte foto su quanto riguarda la creatività, l'ironia su quella che è poi le tragedie quotidiane che accadono, quindi messe in maniera ironica, molto molto bello. Complimenti a tutti. Grazie. E allora in questo momento devo dire che l'unico, e io ho preteso che fosse così, l'unico che conosce insieme alla giuria i risultati è il notaio che è stato anche giurato. Allora io vorrei qui gli organizzatori, vorrei Franco Vito D'Ambra, Sasha e anche il presidente della Proloco per firmare gentilmente. Facciamo un applauso, venite avanti, venite, così vi inquadrano anche da Tele Ischia e Televolla. Prego presidente. Presidente della Proloco Panza, Franco Vito, e Sasha, venite, Sasha ancora con i dubbi, giustamente, qui non risponde. Notaio, venga a far firma, facciamo firmare ai nostri la busta. Bisogna andare verso il mercato, i carri, perché scende Carnevale. Allora gli autisti ai camion, perché scende Carnevale da Monte. Vi aspettiamo, gli organizzatori li aspettiamo in piazza Monterone. Dottor Fraliciardi, a fianco a me il nostro notaio, anche musicalmente c'è stata una buona scelta, penso. Musica, cultura, pittura, storia, c'era tutto stasera qui a Forio, quindi è stato un bel momento di aggregazione per tutta la comunità foriana, ma credo anche per i turisti presenti sull'isola, e che le tradizioni vadano avanti, 100 più 100, questo dobbiamo dire. Grazie. Sperando di esserci ancora. Fra 100 ci saranno gli eredi, i discendenti. Allora noi in questo momento ringraziamo veramente di cuore i signori giurati e televisivamente ringraziamo Tele Ischia, ringraziamo Televolla Ischia Wi-Fi, che poi continuerà anche dalla parte di Monterone. Vi ringraziamo di averci seguito e lo spettacolo continua. Intanto ci prepariamo ad accogliere il carnevale che scende da Monterone. Buon divertimento a tutti!